1977. Un terribile allarme scuote l'isola Caraibica per due anni. Gli scienziati sostengono che il vulcano dell'isola, la Sofia, potrebbe eruttare molto presto. I dati dicono che la pressione del gas sta aumentando, estratti dalla ricerca di cibo. Ma gli esperti ci sono stati un po'. Nessuna di una reazione non muove. La chimica è difficile e semplice. È nato contro la proposta di Liga. Il controllare della proposta di Liga. Tre cose difficili. Come il più tanto di generazione ci può stare. Facendo una scultura. Ma come, da solo? Da solo. E con chi sta parlando? Al telefono. Al telefono.
Ma... io la devo conferire con lui. E che stai facendo? Che spettacolo stai facendo in questo periodo? Debutto il 7 e l'8 al Chiostro dei Benedettini. Sono nella merda. Ah. E da sola. Ah. Non ci sono grandi forze economiche, quindi non è che posso chiamare più di quelli che mi servono. Sì. Non mi mettere su YouTube perché ti ammazzo. No, no. E non in MySpace, non mi mandare in circuiti telematici. Ora ci faccio un video con la musichetta. Faccio jitsu con qualche musica di sottofondo. Parliamo di scenografia. Non posso. Jitsu scenografo. Sono molto confusa in questo momento, non so cosa dire. Ma cosa stai facendo? Scendo costumi lì. Tutto rugose. Tutto rugose. Sono rovinato. Ah. Di qua si vede un po' scuro. Senti, ma posso chiedi al professore se posso conferire? E sali, vieni, saliamo. Non lo so, se magari non vuole nessuno. Prof! Sarà qualche domanda di scenografia. Ma sei scemo? Te ne vuoi andare con questa cosa? Guarda, ora infili un piede là e ti rompi tutto. Ah! Profi! Il profi qua è gonzato. Ciao, profi! Che sa, c'è chi non mi telefono, io sono nella merda. Le maschere, profi. E dal 16 luglio qui si è mia guadagna. L'ultimo mese, giugno, poi luglio e agosto che facciamo? Però se non avessi neanche questo. No, almeno. Però mi sto facendo uno spettacolo, nella speranza che poi per. Qualche cosina lì. Che per verso agosto, che cosa entra? Perché sai, una casa costa, ci deve essere benzina. C'è la mamma cassutta che sta facendo una spesa. Mia mamma. Ah, tua mamma, c'è. Sì. Ma è venuta definitivamente oppure no? A me è definitivamente infilata a casa da Cidrezza da 8 anni perché non si muove, ti ricordi prima partita, non si muove più. Senti, però mi devi dare una mano. Ho bisogno di un consiglio, mi servono dei tessuti che devo vestire dei praticabili, tanto non ho niente da fare, ma una settimana prima non si chiamano le persone. Quindi no, ti accontenti di quello che riesco a trovare, quello e basta. Tessuti. Da spendere poco. Da spendere poco, molto poco. Ho intenzione di suggerire. Ma che colore? Suggerire ricchezza dell'oro senza usare il mix. Cosa? Siccome sono postazioni dietro con la fondalina. Ma che te ne scopare un negozio, sette mazzi, c'è l'oro. Te ne scopino da Dio. In queste postazioni d'oro. No, delle carte d'oro. Io volevo coprirsi, ma ragazzi sono orribili, brutti. C'ho solo mezza giornata per allestire, ne posso tingere, ne posso fare. L'unica cosa che posso fare è posso restare. Con dei tessuti. Chi c'è in mente a queste cose di oro? Che affari dorate? Per le mazze e per le mazze ho scelto l'aiuta. Per le coppe ho scelto l'aiuta rossa. Per le spade ho scelto. Verde, sì. Ora, poi aiuta invece povera per postazioni più che servono per alcuni tipi di azione. Che cosa mettono loro? Che tipo di tessuto mettono? La postazione è differenziata dai denari. Ah, di tipo di tessuto? Che mette l'aiuto? Ma forse. Magari. C'è. Cosa cambia? Solo che la puoi durare. Scusa, io ho qualche giornata, non lo posso mettere a dorare. Scusa, 18, 25 metri di ore. Che quanti sono, scusa, questi? 3 per 6, 18 metri. Sì, ma invece per 6, 18. 18 metri, questo. Di otto. Capito? Bisogna trovare un tessuto ad hoc per una ciuccina. Schifo. E vai a... Chi ti fuori? Se una rottura di... Mi dà fastidio che se questa stronzata... Ficcatelo! Questo vizio lo abbiamo tutte le settimane. E poi la tela deve andare in mano questa. E certo. Siccome il viattore è grosso, non mi trovo, non ho mai provato, non ce l'ho. Boh, pensiamoci. Come rotto il cazzo! Sto a far caffè, dove prende un po'?
E mamma è cotta sotto, dai, che ci sta troppo. Salire. No. Ciao. Dammi un bacino. Un bacio. Ragazzi, va, vai, Giusy, che scappa. Dove vai? Via. Sempre, no? Dai, mi vuoi inquadrare mentre bevo il caffè? Se no ti fai riprendere anche tu un po'. Non ce la faccio mai a stare così. La vuoi spegnere? Te la tolgo in giornata. La tazza.